l'ispettore Girardi, armi 26. Brigida, cara, vai a aprire la porta, sbrigati. Buongiorno, ispettore. Ciao, 26. Che buon caffè, un tè, un liquore, un mostacciolo, un panino. Io non c'ho niente, ma che no, io posso... No, 26, niente, c'ho bisogno di fare una telefonata. Anzi, tu mi devi fare un favore, capito? Perché io sto un po' incasinato. Adesso sta attento. Famo finta che io e te stiamo all'aeroporto, vabbè? Tu prendi l'aspirapolvere e ti metti qua. Io adesso chiamo mia moglie, vabbè? E quando io ti faccio segno, no? Mettete là l'aspirapolvere. Quando io ti faccio il segno, tu annunci un volo qualunque. Da dove ti pare, capito? Poi tu dici che il volo è in partenza, va bene? Ecco, e poi fai un sacco di casino. E quando arrivi qua, annunci un altro volo e riparti, ha capito? Pronto, Angelini? Dindo! Volo in partenza per New York! Dindo! Un altro volo per Civitavecchia! Senti, Nico, mi raccomando, andate piano! Dindo! Un altro volo per Londra! Dindo, i passeggeri in partenza linea diretta a Milano Mosca Fresca! Ma non so, giorni, due mesi! Dindo, Parigi al cancello 7! Devo Dindo, fare arriva il giumbo da Colleferro! Ciao, un bacione! Dindo, parte il volo della stella a Fresinone! Un altro volo, oddio! Ciao, amore! Allacciate le cinture, che è cascato l'aeroplano! Scusa, ma che compagnia d'aerei c'hai? Ma che è Prince of Figgy Airways, eh? Ma che prima fai cascare un plano e poi fai allacciare le cinture? Ma che ce l'ha con me, ispettore? Io adesso faccio un lavoro pulito, mi sono levato dal giro, adesso ho i miei piatti a campo di fiori. Vabbè, vabbè, 26, vabbè, vendi i piatti. Allora, Hotel Ambasciatori, Albergo Massimo d'Azeglio, Grand Hotel, Gigetta al Pescatore, Trattoria alla Parolaccia. Ma quello è qualche piatto che ci è scappato mezzo così. Senti un po', 26. Tu qua mi devi fare due favori. Il primo favore, quale sarebbe? È il primo favore che tu mi devi ospitare qua per un po' di tempo. Ma qui c'è sta un letto solo, poi c'è sta un divano che è pure stretto. Appunto, tu dormi sul divano, io dormo sul letto, non ti pare giusto? Sono contento. E il secondo favore, quale sarebbe? Che se ne andiamo? Sì, non l'ho portata la trippa per i gatti. Prego, si accomodino. È uno spettacolo bellissimo. È la prima volta che vengono qui. Vogliono un programma? Prego. Ehi, bella, al programma del signore ci penso io. Tu va a lavare i piatti, va. Io sono Arturo, detto Frufru, ecco il programma. Ah, grazie Arturo, quanto ti devo dare? Gratis per quelli belli. Guarda Arturo che sei una bella sfacciata, sai. I complimenti a mio marito glieli posso fare solo io. Ma io volevo essere solo gentile, accomodatevi, prego. Grazie, grazie. Non esagera. Ma voi mi avete costretto a fare vostra moglie. E io voglio che mi portate rispetto. Ma che te sta a inventare? Io sono venuto qua perché c'ho da lavorare, io c'ho da andagà, fate l'arcesso e là se me fa. Ma a me non me va. Tata dannà. Ma tata dandantù. Ma va, te la va. Bonsoir, chérie. Ciao. Sono il direttore. Ciao. Mi chiamo Daniel. Ari, ciao Daniel, ciao. Parli poco, eh? Sei solo? No, sono male accompagnato. Posso fare qualche cosa per te? Magari, però vuole conoscere la prima attrice. Oh oh, notre duale. Colombo si sentirà très enchanté. Ma lo sai che sei molto simpatico, invece dello zingaro, zingaro d'amore. Grazie, grazie, che a volte mi agitano dei venti, delle ere lontane. Stu,
stupendo. Con chi stai? Sto con una... E Carla, mi sta a cercare. Oh, che l'orrore. Ma come fa uno divino come te a stare con una budellona come quella? Vuoi che te la presento? No, thank you, darling. Devo andarmi a preparare per il secondo spettacolo. Telefonami. Arturo, dai il mio numero al signor... come ti chiami? Nicola. Solo Nicola? È Nicola, solo Nicola, quello che non ti farà mai sentire sola. Divino, divino, divino. Stupendo. Hai visto? Sta trucida che non sei altro. Dice che sei una budellona, hai capito? Hai capito? Hai visto che figura che mi ha fatto fare l'attrice? E beh, che pesta con voi doveva essere Miss Italia. Shh. Senta, il numero sotto è il mio, ci sono dalle 3 alle 6. Namo, va, che questo non è un locale per noi, namo? Oh, non vedevo l'ora da tornare a casa, c'ho ste scarpe piene di piedi. Ma state zitta che come donna sei proprio una frana. A proposito, mo faccio una telefonata a mia moglie, beh. Din dong, Parigi, Londra. Din dong, Frosinone, Perugia. Din dong, Parigi, Londra. Ma te vuoi fermare? Te vuoi fermare? E perché? Perché sto a New York. E che porti? L'aeroporto di New York fanno gli stessi rumori di Roma. Non sto all'aeroporto, sto a casa mia. Devo mettere in testa che sto a casa mia. Ma ricordate, voi aspetto che qui sta a Roma è stata a casa mia. Vuoi ripete? Che qui sta a Roma è stata a casa mia. E beh? Che devo fare? Non t'azzardare, sa. Non t'azzardare, va in cucina a farmi da mangiare che ci ho fatto. A chi? Io ho fatto la donna, m'ho invitato a casa, ho fatto l'aeroporto, ma non cucino nemmeno si va ammazzate. Rivedi un po' che hai detto. Io non cucino nemmeno si va ammazzate. Che devo fare? Va in cucina. Non vado a cucinare. Non t'azzarda più, sa. Pura serva devo fare. Adesso state zitta, eh. Pronto? Angeli! Allò! Allò? Nico! Ciao, ciao Nico, dove stai? Ma che stai in albergo? Sto su un grattacielo altissimo, sto al 35° piano. Pensa che dalla finestra vedo tutta la Statua della Libertà. Principessa è cresciuta, eh? Aspetta, la volemmo far finita con queste telefonate a New York.